Patuanelli, che dice? Beh, intanto rispetto al caso Cospito, la responsabilità del suo regime carcerario è sua e di nessun altro, perché se non avesse gambizzato un innocente, messo una bomba e preso 30 anni, di cui una parte almeno da scontare nel regime di 41 bis, non sarebbe in questa condizione. Dopodiché io credo che i toni vadano abbassati per evitare la tensione nel paese, ma le responsabilità però va detto di chi è, ecco, la responsabilità, e non genericamente darla a chi invece di responsabilità non ne ha. Io credo, cioè, di chi dia, io di Donzelli, voglio pensare, e sono certo che sia così, di vivere in uno Stato che può garantire i diritti fondamentali dei detenuti, che vanno garantiti, con un regime carcerario che è il 41 bis, che non consente a chi è sottoposto a quella misura di continuare a dialogare con l'esterno per organizzare e continuare a organizzare delle lotte armate dei terroristi o mafiose da parte dei mafiosi. Quindi io sono certo che il nostro Stato sia in grado di garantire i diritti fondamentali, tra cui quello della salute, e un regime custodia in carcere che garantisca che non escano informazioni e che non vengano gestite partite così pericolose. Sull'autonomia invece paese, che da ieri è realtà, ma però che manca io il taglio del come, la sensazione, no? Che ho è che il ministro Calderoli fra qualche anno, come aveva definito una porcata la legge elettorale che aveva fatto, ci dirà che anche questa è una legge porcata, che magari non voleva farla. Perché credo che il percorso di autonomia si poteva fare in tanti modi, questo è uno dei modi peggiori. Abbiamo un esempio, e la Fondazione Gimbel l'ha dimostrato con i numeri, di come una regionalizzazione del sistema sanitario ha portato ad aumentare le differenze e non a diminuirle. Beh, spacca il paese definitivamente, dice lei. Pensare di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che si chiamano LEA in sanità, e di finanziarli con le trattenute fiscali regionali, i decimi di IVA, eccetera, farà sì che le regioni più ricche avranno ancora più possibilità di investire per garantire i livelli essenziali, e le regioni più povere non avranno quella possibilità. Quindi aumenteranno le differenze, così come la regionalizzazione del sistema sanitario ha portato ad aumentare le differenze della qualità del servizio sanitario offerto nelle varie regioni. E lo dico essendo esponente del Friuli Venezia Giulia, della mia forza politica, convinto che dei percorsi di autonomia siano possibili, e avendo fatto il professionista e l'imprenditore sul mio territorio. Quindi anch'io sono un esponente del Nord che dice che questo processo di autonomia fatto in questo modo porterà esclusivamente a un aumento delle differenze, allora, delle prestazioni e dei servizi. È un tema di unità nazionale, non solo del sud, sporco, poi c'è un tema, credo, sporco, scusa, brutto, c'è anche e cattivo, c'è anche non un produce. Tema politico evidente, perché è una maggioranza che su questo non ha una linea comune, perché io voglio, esatto, capire adesso arriviamo anche come, a questo, perché come il nazionalismo patriottico di Fratelli d'Italia si collima con una le pulsioni secessioniste della Lega. Certamente Fratelli